tutti ragazzi e benvenuti all'ennesimo episodio della nostra carriera giocatore con Kundispa. Siamo sempre più vicini a quota 100, dovrebbe essere il 96esimo episodio se non sbaglio, o 97esimo. Penso 96esimo. Comunque, in questi giorni sono al Video Game Show. Io vi ringrazio in tantissimi del supporto che mi avete dato. Questo video lo sto registrando mentre abbiamo 36.000 e 400 iscritti circa. Vediamo quando uscirà questo video, se siamo più o meno vicini ai 37.000. Lo spero veramente tanto. Comunque, vi ringrazio davvero di cuore. Io adesso vado a giocare. Andiamo a giocare contro il Betis Siviglia. Siamo al 19 gennaio 2025. Tanta roba, 10 anni di carriera. Allora, le maglie sceglierei questa contro questa, ok. Tempo piove, vaffanculo. E Bale è sceso di 1. Piazon, Yaramendi, Neves, Mascarell, Casemiro, terzino sinistro. Thomas Llamas, Llorente, Carvajal e Pacheco. Real Madrid, Betis, Siviglia. Ala Madrid. Dal Santiago Bernabéu di Madrid, Real Madrid, Betis, Siviglia. Ci aspetta una partita importante per noi perché nell'ultima partita ho segnato. Meno male, una tripletta che ci ha fatto un po' respirare dopo delle prestazioni un po' buie. Sono davvero molto contento, spero di far bene anche in questa gara. So di averla gufata sicuramente in questo momento, ma spero che per una volta una gufata sia positiva nei nostri confronti. Andiamo a giocare, comincia Real Madrid Betis Siviglia. Vediamo K17 all'opera come si comporta oggi. Piazon per il Kun che prova a girarsi, ha la palla sul destro, prova la botta. Alta. Occhio al Betis che ci prova. Ponce, il tiro di parato da Pacheco. Scusate, poi palla fuori di Gerard. Meno male. Naturalmente, raga, la maggior parte dei nomi che sono inventati, cioè inventati, Gerard è un nome reale, però non è Gerard ovviamente, ma sono giocatori creati dal gioco. Comunque siamo nel 2025, quindi immaginate. Wilcon porta la palla, viene fermato da no, non mi lasciare, amore mio, ti amo. Può correre il centrocampista, chiaramente per il Kun, brutta palla però. Non ho fatto un fallo, stavo correndo. Non ammonirmi, Pezzo di merda, no, Ma dai, ma non ho fatto niente. Muore. Occhio, no, non la mette dentro di testa Casemiro. La prende il Kun, si gira e prova a correre. Trattenuto da dietro, il Kun però è più rapido. Porta palla. Serve Gareth Bale, il gallese. Cambio di gioco per Piazon, bella palla. Piazon naturalmente la perde. Bale dentro per il Kun, in aria. Prova la botta. La palla è uscita di pochissimo. Bella conclusione, palla fuori però. Dentro per Reyes. Vedi il movimento del Kun, la palla è per lui, Kundispa. Prova ad incrociarla. Che culo di merda. Occhio Gerard, larga per Reyes. Lolo Reyes, prova a metterla dentro. No, gira, salta l'uomo. Il tiro poi alto di Gerard, meno male. Andiamo a riprendere, dai, vai tu, bravo Casemiro. Casemiro, davanti per Piazon. Piazon dentro, la palla per Bale, col tacco per il Kun, prova a girarsi, viene fermato. Neves, la parata. Carvajal dentro per il Kun, prova a portarsi la palla sul destro, accelera, rientra sul mancino, se la alza addirittura col destro. La palla è uscita, che gol facevo se entrava? L'hanno anche deviata. Ma che culo che avete. Calcio d'angolo, batte Bale. Fai che non c'è nessuno, buco assurdo dentro. Il Kun di testa. Vamos. 1-0, meritatissimo. La rete del vantaggio di K17 e il vantaggio del Real Madrid. Strameritato, raga. Strameritato. 1-0, il gol di testa. Occhio, ma è da solo. Bravo Pacheco, bravissimo. Yaramendi, larga per Piazon. Lucas Piazon, lanciami prima, era fuori, adesso è fuori gioco sicuro. Calma Kun, era fuori gioco comunque. Qui la palla centralmente per Toni Kroos che è appena entrato. La perde Toni Kroos, Modric, ancora Toni Kroos con Modric, scusate. La palla c'era il 39enne, Carvajal, prova a centrarsi. Cambio di gioco per Casemiro, in avanti per Piazon. Vede il Kun con l'esterno e lo serve. Kundispa prova a girarsi, prova a saltare l'avversario, ma sbaglia tutto, deve servire il suo compagno. Lancio per il Kun, può essere un contropiede devastante. Kundispa, uno contro due, corre, arriva il terzo dietro. Il Kun prova a portarsi palla sul destro, rientra sul mancino, ancora sul destro, ci prova, peccato. Bale, vede il momento del Kun e lo serve, bella palla. Kundispa la mette giù, prova il pallonetto, non ci credo, peccato. Un gol di pallonetto mai noi, mai. Finisce la partita 1-0, riusciamo a segnare noi, quindi sono felice di essere il man of the match.
Vinciamo 1-0 col nostro gol. Potevamo fare qualche golletto in più, però. Allora, dopo la sfida contro il Betis Siviglia, vediamo se la sfida contro l'Athletic Bilbao di Coppa. Che non giochiamo, fanno giocare Cavani. A me va benissimo. Se lo fanno giocare la Coppa Spagnola, a me fanno giocare il campionato, va più che bene, raga. Allora, vediamo come va a finire. Tripletta di Cavani, 4-1 è finita, raga. Madonna. Cavani, nonostante stia andando in pensione tra qualche mese, comunque continua a segnare. Qui gioca il Kun contro l'Athletic Bilbao, però in campionato. Andiamo a giocare quindi contro i baschi dell'Athletic Bilbao. Le maglie, prendere la nera ancora. Se no, la rosa con questa, vamos, proviamola. Athletic Bilbao, Real Madrid. Vediamo di stupire ancora, di segnare soprattutto. Potremmo andare in doppia cifra stavolta. Andiamo a giocare. Athletic Bilbao, Real Madrid. Siamo in campionato. Continuano a farci giocare in campionato. Io sono stracontento perché è il campionato quello che ti fa crescere con i gol, eccetera. Perché quelli in coppa non te li contano. Anche se vorrei giocare anche in coppa, sinceramente. Siamo prima, quota 47. Secondo Siviglia, poi Real Sociedad, Valencia, Atletico Madrid e poi Athletic Bilbao. Andiamo a giocare, raga, non voglio perdermi in chiacchiere. Inquadrato Markel Susaeta, 37enne, e si comincia. Comincia Athletic Bilbao, Real Madrid. Ma gioca Cavani! Il Kun prova ad andarsene. Cavani gioca largo, raga. Occhio, non ci credo! Ma il portiere è un fenomeno, bravo Pacheco! Calma, devo mettere in pausa. Abbaiano tutti, è arrivata la videocamera. Raga, finalmente è arrivata la mia videocamera nuova. È la videocamera quella piccola da viaggio. Occhio il tiro, bravo Pacheco. Poi c'è il gol del vantaggio. De Jong porta in vantaggio l'Athletic Bilbao. Purtroppo sì. Dopo un tiro parato da Pacheco, arriva sulla respinta Luke De Jong, che la mette dentro facilmente. 1-0 quindi per l'Athletic Bilbao. Adesso dobbiamo tirarci sulle maniche e iniziare a giocare bene. Lanciami per la palla di Chiaramendi per il Kun. Molto spazio, può accelerare, è sicuramente più veloce del difensore. Si ferma, rientra, vaffanculo, ma ha fermato. Però calcio d'angolo, bene, bene, bene. Bravi, via la palla, bravo Carvajal. Kundispa, appoggia ancora per Toni Kroos. Poi Casemiro, deve partire Bale. Vai Bale, la palla è per lui, bella palla. Può andare Gareth Bale, il gallese. Il Kun prova il movimento, la palla è per lui. Kundispa è da solo, prova il sinistro. Ma cosa ho fatto di male? Perché non vuole entrare la palla? Il Kun con le mani rimesse a terra per Chiaramendi. Col tacco per il Kun che va al cross dentro per un compagno che non ci arriva naturalmente. Kundispa appoggia per Chiaramendi. Chiaramendi per il movimento del Kun lo servono per fortuna. Kundispa in mezzo a due, lo salta il primo, ottimo. Può andare con la rigore. Ah ok, stranamente però andrò a batterlo Bale. Che palle. Rigore guadagnato, vediamo se arriverà. Arriva solo il giallo. Poteva starci qualcosa di più, non è vero. Il giallo va benissimo. Ah, addirittura batte Cavani da terzino. Un terzino goleador. Cavani, il palo. Il terzino proprio goleador. Poi Bale arriva perché naturalmente Bale ha detto: ah, li batti tu, ok, prendi il palo. L'ha gufata Bale in poche parole. E il Kun va a festeggiare insieme ai suoi compagni. 1-1, il pareggio al 45esimo del Real Madrid. Non servirmi, non servi, non la voglio adesso. Non la voglio adesso, cazzo. La palla per Chiaramendi dentro per il Kun, che è più veloce il tiro, la parata poi Bale. Che idiota. Casemiro dentro per il Kun, bella palla, Kundispa. Rientra, dagli sul destro. Che palle, mi fermano e basta. Toni Kroos lancia Gareth Bale, il gallese. Vediamo se serve il Kun, la palla per lui. Kundispa prova a rientrare, bravissimo. Ancora lui, se la porta sul sinistro ma sbaglia. Bale ancora per il Kun, salta sul destro in mezzo a due, li stavo saltando anche il secondo. Ha voglia di sfondare tutto, fa tutto da solo, corre, viene fermato, poi va a provare a recuperare ancora palla, ma palla fuori, finisce con la partita 1-1. Che partita di merda, raga, io non ho parole. Allora raga, c'è la partita contro l'Athletic Bilbao che sicuramente giocherà Cavani. Qui abbiamo rispettato tanto due obiettivi su tre perché il 9.0 non si è riusciti, però al posto dei due gol ne abbiamo fatti 4. Quindi il mister dovrebbe essere abbastanza contento. Vediamo contro l'Athletic Bilbao chi gioca. Gioca Cavani naturalmente, mi sembra una cosa abbastanza ovvia. Pacheco, Carvajal, Tomás, Yamas, Dos Santos, Chiaramendi, Casemiro, Modric, Neves, Bale, Cavani, Piazon. 1-0 perdiamo. Molto bene. Ultimo giorno di mercato. Andiamo a guardare che offerte arrivano. Raga, nada, nessuna offerta neanche in questa sessione di mercato. Secondo me la miglior cosa è finire questa stagione ormai, fino alla fine, finiamo con Real Madrid e poi si vedrà cosa succederà. C'è la partita contro il Valencia che sicuramente ci fanno giocare, penso.
Vediamo, qui voglio 9.02 gol, un assist e il 25% contro Valencia, Celta Vigo, Barcellona e Deportivo La Coruña. E giochiamo noi. Che formazione è? Pacheco, Carvajal, Neves, centrale, Dos Santos, Cavani, terzino, Mascarell, Ersentin, Yaramendi, Bale, Koundé, Piazon. Raga, andata così, purtroppo siamo riusciti soltanto a segnare un gol, ci siamo procurati il rigore nella seconda partita, quello che poi ha sbagliato Cavani, però poi sulla riva tutta ha segnato Bale. Io vi chiedo di lasciare un bel mi piace anche in questo video, stiamo arrivando alla conclusione di questa serie, spero di riuscire a portarla fino all'episodio 100 e magari poi concluderla qua. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Mi raccomando, passate ai social che trovate qui sotto in descrizione. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, perché è molto importante per rimanere sintonizzati su tutto ciò che pubblico. Inoltre è gratis, quindi invitate anche tutti i vostri amici. Adesso è tutto, un abbraccio dal vostro Kun e noi ci vediamo al prossimo video.